Dobbiamo far presto ad andarcene di qui. Non c'è tempo da perdere. Quando una volta io chiesi a tuo padre per quale motivo fosse entrato nella locanda dove mi aveva conosciuto, mi rispose che non lo sapeva, che era stato un caso. Io gli spiegai che il caso non esiste. Non sopportavo che lui dicesse che per lui era stato un caso aver fatto la mia conoscenza. Non è stato un caso, è stato un caso ben preciso. Ma naturalmente non capì. La prima volta che vidi la fonderia ne fui inorridita. Che ci facevo io come moglie del proprietario di una fonderia? Mi misi le mani nei capelli. Ma poi, improvvisamente, trovai piacevole quel rumore, quella gente in mezzo a quel rumore e quegli odori, quando i metalli si fondono, sfrigolando, cresci. Tuo padre era uno stupido, avrebbe dovuto trattare quella gente in maniera del tutto diversa. Aveva un diretto che per anni lo aveva imbrogliato, aveva messo da parte dei milioni. Ma arrivai io e posi fine a tutto questo. Ho fatto piazza pulita di tutta quella gente, ho licenziato la metà di tutta quella gente. Se tu, il cretino, approfittando di te, ti frego. Misi delle piante ornamentali intorno ai capannoni e tutto assunse un'aria diversa, ridente, capisci? I sindacati l'avevano in pugno, ma arrivai io. Mi misi tutto a posto, come era giusto. Siamo noi gli stupidi, disse, non loro. Siamo noi gli sfruttati, non loro. Sì, ci furono delle proteste, ma si spensero rapidamente. Mi misi d'accordo con quella gente, sempre nuove richieste. Lui acconsentiva tutto. Tutto questo doveva finire, no? Sei tu a dover decidere quello che si deve fare dentro la fonderia. È la tua fonderia, non la tua. È la tua vita, la nostra esistenza, non la loro. E qui, la mamma felice. Dovevo licenziare la metà per sanare tutta quella situazione. La malattia scoppiò. Eravamo a casa. Tu allora avevi già 17 anni. Allora, quando non la si considerava ancora una cosa seria, io pensai, questa è la sua figlia. Si trascinò per le lunghe. All'inizio intercettò. Per anni e anni in modo impercettibile, ma scoppiò definitivamente. Ti ho raccontato, mi sembra, che chiesi al dottore. Questa è la sua morte.